Quello che si è svolto alla Camera nel pomeriggio del 6 ottobre è stato un question time particolarmente impegnativo per il ministro Bianchi, che ha dovuto rispondere a domande provenienti da tutte le parti politiche. Molto spazio è stato dedicato al tema dei banchi non a norma, che da diversi giorni è oggetto di polemiche. Il problema è noto: una certa quantità di banchi acquistati lo scorso anno per garantire un distanziamento adeguato all'interno delle aule non sarebbe rispondente a criteri di sicurezza. Bianchi però ha buttato acqua sul fuoco e ha spiegato che in realtà il problema era ben noto già da diversi mesi, tanto è vero che ad agosto il Ministero dell'Istruzione aveva provveduto ad assegnare le risorse per completare l'acquisto degli arredi scolastici. Il ministro, anzi, ha annunciato anche che a questo punto è stato attivato un monitoraggio specifico sulla situazione degli arredi nelle scuole. E non solo. Adesso il commissario straordinario, il generale Figliuolo, sta gestendo il contenzioso che si è aperto con i fornitori di arredi inadeguati. Ecco, ma sentiamo a questo punto le parole del ministro. Il quesito da lei posto mi permette di precisare che l'esigenza di dotare con urgenza le istituzioni scolastiche di arredi conformi, ivi inclusi quelli acquisiti dalla ditta Nautilus, è stata gestita dalla struttura commissariale del commissario Arcuri prima e poi dal commissario Figliuolo. In particolare, la struttura commissariale guidata dal dottor Arcuri ha curato le attività legate alla procedura di gara e agli approvvigionamenti delle forniture per gli istituti scolastici, mentre la struttura guidata dal commissario Figliuolo sta gestendo il contenzioso scaturito da inadempimenti della ditta menzionata. Nel mese di giugno, infatti, è stato effettuato dal Ministero, in intesa con la struttura commissariale, un monitoraggio che ha fatto emergere la mancata conformità alle normative in materia di sicurezza antincendio degli arredi della ditta Nautilus. Per tale motivo il commissario ha posto in essere tempestive azioni per ritirare dagli istituti scolastici i banchi monoposto e le sedute standard risultate non idonee, provvedendo in particolare all'affidamento urgente del servizio di rimozione degli arredi scolastici non conformi. Altro problema affrontato nel corso del question time è stato quello del protocollo che si sta seguendo nelle diverse regioni per la gestione dei contagi da Covid-19. Controlli e quarantene infatti non sono uniformi sul territorio nazionale e questo sta creando divari molto spesso incomprensibili. In proposito, va ricordato che a tutt'oggi è ancora irrisolta la contraddizione esistente fra la norma di legge e il parere del garante della privacy. La norma stabilisce infatti che nelle classi in cui tutti gli alunni sono vaccinati è possibile evitare l'uso delle mascherine, ma il garante dice che la scuola non può in alcun modo avere informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti. Su questo il ministro non ha ancora fornito i chiarimenti che sarebbero necessari. Per ora c'è soltanto una circolare firmata dagli uffici che ricorda che per applicare la disposizione ci vorrà un ulteriore provvedimento. A latere va detto che il ministro ha risposto anche a chi gli ha segnalato che in alcune scuole romane sono stati avvistati dei ratti. Ma su questo Bianchi ha avuto buon gioco perché ha potuto limitarsi a ricordare che è un problema che riguarda non l'amministrazione scolastica, ma il comune di Roma. Su tutto questo, ovviamente, noi continueremo a tenervi informati. Seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto.